tutti, sono Borbixana e oggi vi parlerò di Black Mirror. Oggi parlerò della prima stagione e analizzerò episodio per episodio, così ne possiamo parlare insieme. Se non avete mai visto questa serie TV, ho fatto un video uno spoiler che consiglio di vedere a tutti per introdurre un pochino tutti questi video. Ma iniziamo subito a parlare con il primo episodio, messaggio per il primo ministro. Questo è stato il primo episodio che io ho visto di Black Mirror e addirittura mi ci sono voluti poi anni per poi tranquillizzarmi e darmi la forza per vedere il resto degli episodi. Questo non in maniera negativa, ma anzi totalmente positiva. Era veramente un grandissimo impatto per me e quindi mi aveva veramente un pochino traumatizzata. Magari l'avete visto un sacco di anni fa, quindi magari non ve lo ricordate, però è quell'episodio in cui il primo ministro è chiamato a scegliere o la vita della principessa oppure dovrà fare sesso con un maiale in diretta. Poi si scoprirà che in realtà non è, cioè, mai stato questo pericolo, che la principessa era stata liberata e questa era una performance artistica e l'artista si era già ucciso prima ancora che avvenisse tutto ciò. Soprattutto la prima parte dell'episodio è tutta incentrata su un dilemma. Il dilemma dell'autorità, ma anche della sua ambiguità. Insomma, un politico che salva un simbolo nazionale come una principessa è un eroe a tutti i costi, a prescindere di quello che fa. Se fa una cosa eroica oppure se fa anche una cosa un pochino imbarazzante, degradante. Se da una parte quello di salvare il simbolo di una nazione come una principessa è qualcosa di eroico, nobile, tutto ciò sulla carta, dall'altra parte c'è come lo si fa e quindi l'atto di per sé per realizzare, per arrivare a quello scopo è un atto degradante. Come capirete, tutto l'episodio si basa proprio su questo, su questa ambiguità, su come possono convivere queste due realtà. Come può convivere la realtà di voler un uomo autorevole che sa il fatto suo e sa dominare determinate situazioni e per farlo deve umiliarsi in diretta TV? Secondo me questo è il fulcro di tutto questo episodio e nonostante abbia visto tutte le stagioni rimane uno dei miei preferiti perché secondo me è molto interessante, soprattutto anche per come indaga l'ambito artistico. Ci sono sempre più performance artistiche molto estreme, ci sono performance artistiche dove si uccidono degli animali e quella è una performance artistica, oppure ancora ci sono delle performance in cui delle persone si fanno effettivamente del male, si tagliano, si fanno delle cose. Tutto il concetto della performance artistica, come in un certo senso valga tutto ormai, credo sia molto interessante, ma anche tutto il concetto sull'autorità e su quello che viene dopo, ovvero il bluff per non distruggere la narrazione eroica, quindi per non far sì che a livello personale, ma anche nazionale, tutto ciò sia stato un atto non eroico, eroico sotto i suoi principi, ma totalmente inutile nell'atto pratico, si crea questo bluff, non si dicono determinate cose, l'omissione, non sempre l'omissione, quindi è qualcosa di negativo a prescindere, ma anzi può diventare qualcosa di positivo per apprezzare quello che effettivamente qualcuno ha fatto. Questa puntata, come tutte le altre, sarà solamente una delle prime in cui tutti gli atti, nonostante si facciano dei sacrifici, nonostante possano essere buoni, purtroppo sono inutili, non sono serviti a nulla. Ed è praticamente tutto il fulcro di Black Mirror. Lo trovo molto interessante, soprattutto per la differenza. Tutta la prima stagione di Black Mirror si basa proprio sul rivedere se stessi e gli altri attraverso un'immagine, uno schermo, guardarli e giudicarli. Secondo me in questa parte è molto interessante come la vita privata e il ruolo istituzionale di questo personaggio siano qualcosa che non possono effettivamente convivere. Trovo che tutto ciò sia molto interessante, ma soprattutto nell'ambito politico, in altre puntate verrà maggiormente approfondito. E sapete a cosa mi riferisco? Un'altra delle puntate che mi è piaciuta un sacco della prima stagione è questa, 15 minuti di celebrità. Questa puntata mi ha davvero molto colpita, ci sono tanti spunti di discussione, quindi parliamone insieme. Ci troviamo qui una cosa che succede raramente in Black Mirror, ovvero un futuro molto molto distante dalla nostra vita. E questa è una cosa un po' strana, ci sono queste persone che vivono in questi cunicoli, devono guadagnare, devono pedalare, ipotizzo per generare energia, non lo so sinceramente, pagano per vivere dentro questi cunicoli, devono guadagnare soldi oppure perdono soldi se non fanno quello che gli viene detto, quindi se non guardano determinate cose, pagano per mangiare cibo salutare, è molto molto strano. Vivono una vita altamente tecnologica sotto tutti gli aspetti, ma allo stesso tempo molto molto povera. In questo mondo tutto costa moltissimo e le interazioni sociali sembrano quasi vietate. L'unico modo per socializzare e interagire con qualcun altro sembra solamente attraverso il proprio schermo televisivo oppure dei muri. Bisogna consumare in continuazione, bisogna guadagnare soldi, bisogna consumare energie, bisogna incamerare energie. Se si diventa grassi non si ha più questa opportunità, quindi si viene derisi e torturati all'interno di uno dei quei programmi che alienano queste persone. Un giorno il protagonista è in bagno e sente una ragazza che canta una canzone che tornerà diverse volte in vari episodi di Black Mirror. Questa canzone è la cosa più reale, più suave che ha mai sentito in vita sua, in una vita che abbiamo detto abbastanza alienata e alienante, priva di contatto umano, dove è impossibile entrare in contatto con qualcuno se vivi in un cunicolo, che l'unico modo per spendere questi soldi è comprare
comprare gadget per il proprio avatar o roba di questo genere, il protagonista decide di comprare un biglietto per la celebrità, per un provino, a questa ragazza che ha appena conosciuto, verso la quale ha una certa infatuazione. Questo biglietto costa tipo 15 milioni e lui glielo compra proprio per dare la possibilità di fare questo provino per una mezza specie di American Got Talent. Lei ha una voce fantastica, ha una bellissima canzone, perché non provare e dare effettivamente qualcosa di più? Può essere una svolta per lei. Arrivano così ai provini, capiamo subito che insomma questo meccanismo, questo programma ha qualcosa che non va, insomma viene fatta passare avanti, viene molto puntato sul fatto che fosse molto carina, una coppia interrazziale, e viene subito mandata sul palco dopo essere stata drogata, che la renda docile. Il programma è l'argomento centrale dell'episodio. Se il resto del mondo sembra qualcosa di così lontano a noi, questo programma non è per nulla lontano a noi. Sembra qualcosa senza orpelli, tanti talent che vediamo, dove c'è una massa di persone al buio, lì con dei giudici, che non vedono l'ora di sentire il prossimo caso umano che sale sul palco per deriderlo o per piangere delle sue sfighe nella vita. Un talento senza una storia triste non vale un cavolo, e una bella ragazza con un talento non se ne fa niente nessuno, è bella ragazza, non può avere anche talento. Questo episodio è molto interessante perché si vede il sessismo puro, estremizzato, ma qualcosa di molto vicino a quello che noi viviamo ancora oggi. L'esibizione della protagonista è pure classico sessismo. Il maschilismo è proprio quello che viene offerto a questa protagonista. Lei ha talento, è brava, ma non basta. Il maschilismo punta a sessualizzare qualsiasi cosa, la sua esibizione e la sua tuta non sono sessualizzanti, quindi lei non è abbastanza. La porta a renderla insicura, toglierle l'idea di fare un percorso che non è già stato prestabilito per lei, che altri non hanno deciso per lei. Le dicono che intanto non farà mai successo, ma sai le persone che ci sono, tu però sei nata carina, quindi datti al porno. Tutto questo plot inizia molto prima che lei si esibisca, quindi un percorso prestabilito dagli autori di questo programma, che in realtà questi programmi coincidono anche con la vita effettiva di queste persone, quindi programma e stile di vita non è troppo distante. Molto spesso gli spettatori, sia all'interno di, non lo so, una rissa che si vede per strada dove ci sono persone che uccidono e la gente sta lì non far niente come se fosse da un'altra parte, oppure se ci fosse uno schermo a dividerli tra queste persone, molto spesso viene deumanizzata. Qui la deumanizzazione del pubblico viene fatta concretamente, noi non vediamo persone vere sedute lì nel pubblico, ma ci sono i loro avatar, ognuno sta a casa sua, però sta lì con il suo avatar. Non è un essere umano in carne e ossa, quindi più deumanizzato di così, perché è una proiezione, se muore. E lì scopriamo tutte le reazioni di vari personaggi che abbiamo intravisto nella prima parte dell'episodio, dei personaggi che già erano rivoltanti prima, oppure personaggi insospettabili, che sembravano delle persone tranquille, ma sembrano veramente assetati di sangue. E se un po' come nel Colosseo, nell'arena, insomma, c'era l'estremo sacrificio del pubblico che decideva se doveva vivere o morire, questa volta non è una morte effettiva del personaggio di turno che è stato lì sul palco, ma una morte interiore. Noi vediamo effettivamente questa protagonista distrutta emotivamente. Il protagonista vede tutto ciò fatto alla sua amica e quindi inizia a mietere vendetta, giustamente, comprensibilmente. Vediamo che ha un piano, sta facendo di tutto per arrivare lì e arrivare a un punto. Va lì, vuole spaventare il pubblico ma anche i giudici, vuole far capire che certe cose sono sbagliate, sono terribili, e minaccia se stesso, la sua vita. Ma il punto è che siamo in un mondo dove la sua vita o la vita degli altri non interessa a nessuno, ma interessa solamente lo spettacolo che c'è, e quindi oltre a non venir preso sul serio, anche lui, nonostante non sia stato drogato come la sua amica, cade nel tranello, inizia a credere che non potrà mai avere qualcosa di più, che la sua vita effettivamente fa schifo e che quando gli offrono un mondo diverso, una stile di vita diverso, anche lui rinuncia ai suoi principi, rinuncia ai suoi valori per una vita migliore, per continuare a fare spettacolo. Pur non essendo drogato in maniera canonica come la sua amica, anche lui è drogato in un certo senso, in un contesto dove è impossibile comunicare e soprattutto non puoi avere l'approvazione di nessuno perché sei una nullità. Una volta che hai l'attenzione, che hai consenso, questo diventa in un certo senso una droga, a cui neppure il protagonista riuscirà a dire di no. In pratica il finale dell'episodio è un po' una cosa classica alla Black Mirror, ovvero qualsiasi cosa scegli finisce sempre male. Sia l'autostima distrutta della sua amica o sia l'autostima alimentata, quella del protagonista, finiscono entrambi in un certo punto. Una vita agiata rispetto alla massa, ma a che ha un prezzo? Quello di vendere un po' dei tuoi principi, un po' di te stesso. Che sia il tuo sogno cantare oppure dare una lezione a tutti, entrambi li hanno buttato nel cesso per ottenere una briciola per la paura di non ottenere nulla. E il finale dell'episodio ci porta veramente a essere molto pessimisti, perché molto spesso Black Mirror ci porta così, ci fa vedere varie possibilità, ma tutte le possibilità che ci fa vedere puntano sempre verso una via d'uscita, un muro, una strada chiusa. E quindi proprio per questo capiamo che in certi ambienti, in certi mondi, è
è impossibile ribellarsi, anche se vorresti, anche se tenti di farlo. Ma alla fin fine, per quanto fai, è impossibile, perché quel mondo è costruito così, come un regime totalitario, dove tutti sono complici e tu non puoi farcela. Siamo arrivati all'ultimo episodio della prima stagione, sto parlando di Ricordi Pericolosi. In questo episodio c'è il protagonista che vive in un mondo in cui quasi tutti hanno la possibilità di poter registrare tramite i propri occhi e poi rivivere determinati momenti. E qui introduciamo un argomento fondamentale, ovvero in Black Mirror vedremo che la vista, il vedere le cose come sono un privilegio che molto spesso i protagonisti possono letteralmente perdere in un nanosecondo. Il non poter vedere qualcosa com'è oppure non poter vedere effettivamente qualcosa è un privilegio che perderanno molti dei protagonisti all'interno degli episodi di Black Mirror. Molto spesso all'interno di film e serie TV la vista è una cosa fondamentale, la perdita della vista è una forma simbolica di castrazione, soprattutto per soggetti maschili. Viene preso soprattutto dalla simbologia dell'Edipo. Edipo, se non avete mai sentito il mito, in pratica gli viene predetto che lui farà sesso con sua madre, quindi una cosa proibita, viene abbandonato nel mondo di qua di là, ma alla fine la profezia si avvera, scoprendo che in realtà ha fatto sesso con sua madre, si strappa gli occhi come autopunizione. Il concetto della vista molto spesso è collegato proprio a qualcosa di natura sessuale. Quasi tutti gli episodi in cui viene collegata all'interno di Black Mirror è proprio così. Che sia in questo episodio oppure sia essere bloccati, è molto spesso collegato proprio alla sessualità. In questo episodio c'è il protagonista che, come vi ho detto, registra tutto con i suoi occhi. Inizia con un colloquio di lavoro e sinceramente inizialmente ci prende un po' in giro l'episodio, un po' come quasi tutti gli episodi di Black Mirror, facendoci credere che quello sarà la parte fondamentale dell'episodio. In realtà non sarà assolutamente così. Capiremo subito che questa tecnologia in realtà è più che altro per confermare dei dubbi che ha il protagonista sul tradimento della moglie. Poi si scoprirà che è effettivamente così. Sinceramente il suo approccio inizialmente sembra abbastanza maniacale. Inoltre scopriamo che questa tecnologia, ovviamente come in ogni caso, ha già creato un mercato nero, quindi ci sono persone che non ce l'hanno e sono delle minoranze, mentre ci sono delle persone che per un mercato nero sono disposte a comprare i momenti intimi di queste persone, magari anche rivendendo i video di quello che hanno visto mentre facevano cose personali. Come sempre in Black Mirror, l'innovazione tecnologica non è negativa di per sé, ma è negativa su come viene utilizzata. All'interno di tutto l'episodio vedremo che questa tecnologia viene utilizzata soprattutto per ferire se stessi, per inchiodare una parola detta di troppo a una persona magari con facilità, quindi inchiodare l'errore e condannarlo per sempre a risentirlo. E quindi le scuse non saranno mai abbastanza forti quanto qualcosa che rivedi e ti fa ancora male. Omissioni, insicurezze alimentate da una certa tecnologia diventano qualcosa di incontrollabile, una bomba ad orologeria, così come diventa il protagonista. Tutti questi tre episodi si basano proprio sul rivedere se stessi o rivedere gli altri tramite un riflesso di una televisione, di uno schermo. Nel primo episodio c'era il primo ministro che quindi deve fare la diretta TV mentre fa sesso con il maiale. Quella è una rappresentazione che umilia il personaggio. Lo stesso vale per il secondo episodio, in cui il fulcro centrale è essere umiliati via TV, perché si aggrazia e gli lanciano le cose addosso, che la ragazza canta e gli dicono no, tanto non sei abbastanza brava. Oppure ancora in questo caso, rivede i ricordi della moglie e l'umilia lì all'interno di un ambiente casalingo. E nel primo episodio noi troviamo qualcosa, un atto che di per sé è abbastanza umiliante, negli altri due l'atto di cantare, l'atto di quello che è vissuto non è umiliante di per sé, ma un contesto può renderlo tale, può umiliarti, può colpevolizzarti eccessivamente per qualcosa che è uno sbaglio. Tutti e tre gli episodi si basano proprio sul guardare gli altri senza essere visti, in momenti un po' così, o perché compri i loro video intimi, o perché vedi questa ragazza che va in televisione oppure fa film porno, oppure ancora per vedere quell'uomo che fa sesso con un maiale. Tutti e tre gli episodi sono caratterizzati da questa cosa, da un atto sessuale e dall'atto di vedere senza essere visti. Come vedrete nei prossimi video, ogni stagione di Black Mirror ha un leitmotiv, un filo conduttore che ritorna in quasi tutti gli episodi sotto un aspetto un pochino differente, però che caratterizza stagione per stagione. Questo era il mio video sulla prima stagione di Black Mirror, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate di queste puntate, parliamone insieme, spero vi piaccia la mia analisi, però fatemi sapere che cosa ne pensate, se magari voi avete notato delle cose differenti. Non parliamo qui sotto della seconda stagione, sotto aspetto spoiler, neppure della terza, proprio perché magari qualcuno ha visto la prima ma non ha visto il resto. Questa, come vedete, è la settimana dedicata al Black Mirror, quindi domani ci sarà un altro video in cui vi parlerò della seconda stagione. Spero che vi piaccia, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se vi è piaciuta la mia analisi di in questo video e vi andasse di condividerlo, aiuterebbe un sacco il mio canale, quindi se pensate che possa meritare, grazie mille. Grazie mille ancora per aver visto questo video e noi ci vediamo domani con la seconda stagione. Ciao!